Abu Aouf è una catena che in Egitto ha dei negozi molto carini con spezie, mandorle, caffè. Siamo qui sulla strada principale di Sharm el Sheikh, ma ce ne sono molti altri in tutto l'Egitto, e ve lo faccio vedere perché secondo me queste sono ottime idee regalo. Cioè, se volete portare in Italia delle cose che non solo sono buone, ma anche si presentano bene, allo? Questo è certamente uno dei vostri migliori. Comunque il masica, se no. Il masica, tahti shwaya. Shukran, shukran. Avevi shukran, mister. Allora, vi faccio vedere qua, intanto hanno dei caffè, certamente uno dall'Italia non è che viene qui dici per bere il caffè, però non è così, perché questi alcuni sono speziati, c'è per esempio qui c'è il cardamomo, e questo è molto carino, il prezzo di uno sono 95 pound egiziani, quindi 5 euro. Qui c'è per esempio Sahlab, che è una bibita egiziana calda, molto buona, particolare, la vedete qui con sopra del pistacchio, questa adesso non so quanto viene, 60 pound egiziani, quindi avete l'opportunità di comprare una cosa tipica, ma che anche si presenta bene, vedete che tutto è inscatolato perfettamente. Qui ci sono mandorle, insomma, lo vedete da solo, vediamo quanto costa una roba del genere di mandorle. Mandorle in genere costano, no, dopo glielo chiediamo, casomai lo prendiamo se non si offendono. Noci, come si chiama? Quinoa, chia, quindi per chi è vegetariano, per chi è in quella sframbranella lì. Qui ci sono spezie, questo ginger, come si chiama in italiano? Il ganzabille si chiama in arabo, lo zenzero, spezie per l'hamburger. Qui vabbè, ci hanno messo la Coca-Cola, dice magari uno cammina per strada e c'ha sete. Qui ci sono questi biscottini, questi sono ottimi, sempre di una marca egiziana, e dentro c'è il dattero. Sono, ti si sciolgono in bocca, provateli, ci sono sia ricoperti di cioccolata bianca, cioccolata nera, questi mi piacciono un casino. Qui ci sono tutte barrette nutreiche, lo sto dicendo bene. Questa è la sezione bella, ma quello che voglio far vedere è la macadamia. Per chi non la conosce è una delle mie preferite, costa 5 euro un etto, adesso ce ne prendiamo. La cosa macchina reis, mungkin Mara lasciate mettere in gramma macadamia. Prendiamo un po' di macadamia, anche quelle pecan sono buonissime, anche quelle sui 5 euro, se volete spendere meno ci sono, che ne so, i ceci qui a 2 euro a letto. Noi stiamo prendendo meglio camsi 150, se non so se lui si stava facendo una cannetta qua sotto. Ci sono anche così a portar via, magari se vi fate, se vi fate una birra, una se le prende in giro, mentre lui ci mette questo. Anche questi sono buonissimi, questi li ho mangiati, poi costano, guardate ragazzi, praticamente costano 2 euro, questi qui sono dei datteri ricoperti di cioccolato e poi dentro ci mettono la mandorla, una cosa sensazionale che ho provato in aeroporto, e mi sa che mo un pacchetto ce lo prendiamo, sì, ci prendiamo, come vedete c'è il cioccolato, qui c'è la mandorla dentro, e qui non c'è, noi la prendiamo con la mandorla, probabilmente costerà, sì, costa, capirai, 30 centesimi di più. Anche questo è molto interessante, se volete provarlo, è zenzero con zucchero, zenzero seccato, questa un'altra idea regalo. Quello che compete con questo è un po' Rayahen, diciamo, questo è diverso, però sono entrambi ottimi. Qui poi c'è anche del miele, altro miele, burro di pistacchio, ammazza, costa 10 euro. Che ce fa uno con questo? Invece burro di mandorla quanto costa? 2 milioni di euro? 5 euro, 6 euro. Qui è peanut butter al cioccolato. Peanut butter prendiamolo anche noi, non fa parte della dieta italiana, però è una cosa che fa molto bene. Ah, aspetta che mi sa che ho visto. Ah, qui vi fanno, se volete, il caffè turco. Lì c'è, tamel espresso che va? Lì ci sta anche l'espresso. Per chi lo vuole, dammi il latte, guardo. Okay. Ah, filate, a me lì il latte. Ma se posso, il coffee, posso lasciare? Ah, non mi c'è sfum. Ma c'è il coffee ulaiel. E ne senna un labarzo. Ci prendiamo anche un caffè latte. Qui c'è olio extravergine. Questa bottiglia da mezzo litro sta sugli 8 euro. Capite perché vi chiedo sempre di portarmi l'olio? Se venite dall'Italia,
e volete prenotare escursioni con noi, buongiornoegitto.com, vi sto simpatico, se mi portate un po' d'olio extravergine ve lo pago, per carità, impacchettato bene, mi raccomando, e se vi si rompe in borsa è un casino, se lo comprate al duty free costa qualcosa di più. Qui ci sono anche waffle roll, golden crispy, vabbè, qui c'hanno qualche schifezza chimica magari per i bambini che stanno qui, diciamo che entrano anche qua, vedete? Anche questo box of Egypt, 6,50 euro, invece di comprare una schifezza. Poi se vi servono dei souvenir venite al nostro negozio, e se vi servono borse o accessori di falsi venite al nostro negozio Scianvecchia. Ma a parte i scherzi, insomma, questa è un'ottima idea regalo, e dentro c'è questo nougat che è una sorta di torroncino bianco. Qui ci sono i mandorli, ovviamente, i datteri stanno a 3 euro. Un euro. Mazza, oh. Raga, questo costa 1,50 euro, è pieno di mandorle, ma non può essere. La cosa ma da pace? Da per cosa te la tingi nei pass? No? Un fiego? Da Tom, bala. Ti bala qua? Cosa te la tingi? Zelfol, 300 grammi di mando, di datteri a... 300 grammi di datteri a poco più di un euro. Guardate che bella composizione. Datteri buoni, assicurati. Ma che vuoi di più? Aspetta, gli facciamo una foto per il, come si chiama, per il thumbnail. Mo paghiamo, ci prendiamo questo caffè e latte, poi ragazzi guardate che vista, eh. Non so adesso se vi è chiaro dove siamo. Siamo sulla strada principale di Sharm, ma insomma vista mare, guardate che bella giornata. Guardatevi i video sulla nuova Sharm, ce ne sono molti nel video, per chi è nuovo al canale guardatevi tutti gli altri video. Scrivete sotto nei commenti cosa pensate, se qualcuno, facciamo una cosa, il primo che viene e mi scrive, che ne so, che cos'è questo? Cardamomo aggressivo, sotto nei commenti avrà uno sconto del 10% se viene a Sharm a fare la motorata, ma il primo, me lo devi dire, il primo che me lo scrive lo becco. Sale dell'Himalaya, anice, baking soda, insomma, poi qui sono prodotti che a Sharm non è che si trovano molto facilmente, tipo la quinoa, quindi per noi che viviamo qua sono contento che l'hanno aperto qua vicino. C'è anche, prendiamo anzi i semi, la quinoa rossa, non l'ho mai provata. Fatemi sapere quali dei prodotti che state vedendo qua vi piacciono. Mishagar? Ragazzi, paghiamo, vi appoggio qua con questo bell'uomo. Ah, yeah. Sì, mettiamo un po' di zucchero, ci siete? Zucchero? Sì, a me lì è stato così. Zucchero. Adesso mi fa il conto così vi faccio vedere quanto abbiamo pagato. Intanto, se non l'avete fatto, iscrivetevi per favore al canale. No, non mi scegli di male, non sa quanto passa. La piramide non me la prendo, quella la del regalo, quella va bene per voi. Per voi, turisti, grazie caro. Dico, mi raccomando, se c'è qualche amico che viene, andiamo pure un biscottino? No, dieta, devo dimagrire, caro. Caffè, camion. Allora, ovviamente io ho preso i semi di chia, altri prodotti, però come avete visto, se voi volete prendere solo la piramidina regalo, 2 euro. E Abu Awf, ragazzi, una compagnia in tutto l'Egitto, perché se no mi dicono, Omar si fa sta magnata gratis, io pago. I video che faccio sono pagati, gratuiti per voi, sono contentissimo, però quello che chiedo a chi poi mi contatta per fare escursioni, un po', cioè nel senso, i perdi tempo, non mi fate perdere tempo, per favore. Chi è serio e vuole lavorare avrà da noi un'assistenza e il cuore e la trasparenza. Quanto? Proprio media. Cioè, raga, 20 euro, 20, meno di 20 euro, 15 euro, burro d'arachidi, organico, tutti questi mandorloni con cioccolato, queste qua, la macadamia che costa,
Magatena buonissima. La quinoa rossa e il caffè. Potete spendere molto meno prendendo cose che costano meno. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. E se volete vedere un competitor di questo che forse ha più scelta rispetto a prodotti freschi, guardate il video della Yaya. Shukran, grazie. Thank you very much. Grazie mille. Thank you.